Ciao a tutti, mostra. Oddio. Ok. Ciao a tutti, mostramici, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete visto, oggi sono tornata con uno scartaggio delle LOL Surprise. Allora, sì, è drogante per me scartare queste palle, cioè, troppo bello, anche se costano un rene, però è bellissimo. E questa volta sono tornata con le confetti pop. Vedete? Che sono praticamente introvabili, sono stata molto fortunata a trovarle, erano anche le ultime 5, cioè era una tra le ultime 5, ne ho comprate due, una l'ho già scartata, che adesso vi faccio vedere che ho trovato, e ne avevo già una prima, e mi piacciono veramente tanto, queste confetti pop stanno andando comunque a ruba, non piacciono soltanto a me, ma piacciono a tantissima gente perché stanno andando a ruba. Allora, faccio vedere che ho trovato con l'altra ball, ne ho comprate due, se mi seguite su Instagram avrete già sicuramente visto, cioè che ho comprato due ball, non che ho trovato. Allora, ho trovato lei, che è Go Go Girl, che cambia colore, dopo col ghiaccio vi farò vedere più dettagliatamente. E ancora prima, ancora un po' di settimane prima, avevo comprato un'altra ball in cui ho trovato Touchdown. Allora, vi lascio un sondaggio qui sopra se volete ancora vedere video delle LOL, perché non so se vi piacciono o no, perché insomma, siccome mi piace un attimo cambiare ogni tanto, adesso per un po' basta video con le LOL, continuerò a fare video con le Monster High. Non so se vi piacciono, comunque a me piace fare video con le LOL, ma se comunque a voi non piacciono, basta che me lo dite sui commenti o sul sondaggio che vi lascio qua sopra e non le farò, cioè se non vi interessano. Comunque, però adesso faccio questo scartaggio, visto che c'era qua la ball. Allora, per un po' di tempo non le vedrete più. Comunque, la pagata 22 euro, cioè, non so io. Allora, io direi subito di iniziare, vi faccio un attimo vedere più da vicino la ball e poi direi subito di iniziare. Ormai le confetti pop sono abbastanza conosciute, quindi vi faccio vedere velocemente la scatola. Allora, sì, la carta, diciamo. Adesso la mia scrivania sarà piena di immondizia, ne sono sicura. Meno del glitter, però sempre di immondizia. Allora, vabbè, qui c'è VRQT, se non mi sbaglio, sulla carta qui. E poi qui c'è il logo delle LOL. E a differenza di quelle classi, non c'è scritto qui come si apre, ma c'è scritto qui sopra che a differenza delle altre LOL ci sono 9 strati di sorprese. E insomma, ci sono questi strati, i classici strati. E niente, la mia preferita è Dawn, spero di trovarla, ma sono sicura che non la troverò mai perché devo avere troppa fortuna. È una popular, però non la troverò mai perché ovviamente è la mia preferita, quindi non la troverò mai. Fantastico. Ecco lei, c'è Touchdown. Ok, allora, io direi di iniziare, è della serie 3, vabbè, io direi di iniziare con lo scartaggio e con l'immondizia in camera mia. Nella mia scrivania soprattutto. Ampliamo la mia collezione, vai. Allora, la cerniera. Io di solito. Ok, vedi che stavolta non riesco ad aprirle. Oddio. Di solito riesco sempre ad aprirle. Questa volta mi è andata di sfortuna. E vai. Grande. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta ad aprirla correttamente. Se si riesce a togliere, incollata come non so cosa. E vai, ti adoro. Ok, io ho paura per l'indizio. Oh. Aspettate che tolgo la carta. Comunque ammetto che il primo unboxing che ho fatto sulle LOL è andato molto molto. Cioè, l'ho fatto malissimo, lo ammetto. Comunque, allora, questo è l'indizio che è Beauty Sleep. E quindi ho trovato una dello Sleepover Club. Perfetto, l'importante è che non ho trovato una del Rock Club, che quelle del Rock Club mi fanno schifo. Per fortuna, eccolo qui l'indizio. Qua. Andiamo col secondo strato che dovremmo trovare i adesivi, quindi vabbè, la solita immondizia. Che sì, vabbè, questa bolla è molto difficile da scartare, me lo sento. Comunque vorrei precisare che tutte le mie LOL sputano, cioè non è una che ne fa una roba diversa da sputare. Vabbè, almeno cambia, almeno se ti scarti, amore mio, vabbè, non ti scarti. Vabbè, mi tocca andare. A cipolla, no, non mi piace andare a cipolla. Che due scatole. Vai, vai. Oh, no. Ok, perfetto, andiamo a cipolla. Fantastico, ce l'ho fatta, ce l'hai fatta.
Oddio, lasciamo perdere. Io ci rinuncio, ragazzi, andiamo a cipolla. Alleluia! Finalmente. Vabbè, questi, vabbè, gli stickers. La roba misteriosa che sputano dalle orecchie. Ok, continuiamo con lo scartaggio. Se riesco, cioè se riesci a scartarti, cioè se poi non ce la fai, non è, mi vale un'altra cipolla. Oh, cos'è caduto a niente? Io tutte le palle rosa, non è giusto. No, sono gialla, tutte rosa. Ok, il gattino come tatuaggio, perché hanno un tatuaggio, io ovviamente non li uso i tatuaggi, però vabbè. Qui ci spiega come procedere con lo scartaggio, ma penso lo sappiate, quindi lo tolgo direttamente. Ok, qui parte un altro uno scartaggio un po' più impegnativo. Allora, io direi di aprire tutti quanti gli scomparti e poi apro questi qua, i sacchettini, e poi apro la bolla. Allora, andiamo col primo. Ho già trovato la cordicella, fantastico. Questo dovrebbe essere l'accessorio, le scarpe sono queste. Ok, chiudiamo. Me lo sento. Aiuto, è partito via il coso, fantastico. Queste robe non si tolgono. Ok, ce l'ho fatta. Dopo lo apro, le apro dopo. Dove sono partiti? Ok, vabbè. Ok, passiamo a questo. Se riesci a toglierti, cioè con calma, eh. Ok, aiuto, prima o poi mi parte via qualcosa, me lo sento. Questo dovrebbe essere l'ultimo, credo. Se la mia mente non mi inganna. Esatto, è l'ultimo. Allora, io direi di... Allora, vi lascio qua la palla e apriamo i sacchettini. Allora, inizio da quel... No, da questo. Aiuto. Perché oggi non so aprire le robe? Le mani congelate, le dico subito. Oh, oddio, la mia preferita dello Sleepover Club. No, ragazzi, no, io sclero. Ho capito dalle scarpe che è la mia preferita. No, non ci credo, che fortuna. È la mia preferita dello Sleepover Club. No, vabbè, avevo paura di trovare Sleeping BB. No, non ci credo, io ho capito che ho trovato. Vi dico che... No, non ci credo. No, la mia preferita dello Sleepover Club. Oddio, che bello, guardate che bello sto vestito. È tipo quella ispirata a Melanie Martinez. Ecco, ve l'ho già detto, però non mi ricordo come si chiama. No, è bellissima. Oddio, è stupenda, no, vabbè. Almeno un po' di fortuna. Adoro il piperone. Ce l'ha uguale anche Coco Girl. Cioè, uguale come modello. No, è bellissima. No, ragazzi, no, che fortuna, che fortuna, che fortuna. Oddio, speriamo che non sputi anche questa, sono solo veramente sfortunata. Oddio, la mascherina, guardate che bella col panna. No, vabbè, io adoro troppo, sono troppo belle, guardate. No, io adoro. Non vedrò di terla fuori dalla bolla, è troppo bella. No, vabbè, sclero. No, vabbè, bellissima questa qua, la adoro. Allora, dopo il mio sclero... direi di aprire la bolla col coriandolo lì dappertutto. Con la vista nella mia casa di Hello Kitty quando avevo 6 anni, direi di fare pop. Oddio, paura di non riuscirci. Ok, perché sennò dopo faccio casino. Ok, coi giornali lasciate perdere, che ho fatto un po' di pitturosa. Allora, oddio, sono troppo emozionata. Oddio, adesso facciamo coriandoli dappertutto. 1, 2, 3. Oh, che casino. Adesso chi ripulisce? Io, ovviamente. Ho fatto soltanto un po' di casino, cioè soltanto un po', eh. Allora, richiudiamo con tutti i coriandoli. Spostiamo la visuale, perché sì. E con i coriandoli che cadono vi annuncio che ho trovato il booklet. Ah no, sì, vabbè, il booklet che vi faccio vedere dopo, che ho quello mio che mi segno tutto. Poi, vabbè, questo qui che è il coso per appendere alla bowl. Le inutili istruzioni che nell'altro video non vi ho fatto vedere perché sono idiota, ma tanto credo che non vi interessino. Vabbè, queste qui come far scoppiare, cioè ci dicono dopo come far scoppiare la palla. Grazie mille, vi adoro.
Allora, io direi di aprire la bambola. Oddio, sono troppo contenta, sono troppo contenta. Ah, che bella! Ok, momento di suspense. Questo si apre. Stupenda, che bella, guardate. No, vabbè, stupenda. Se sputi anche tu ti ammazzo però, eh. No, dai, è bellissima, guardate. Questa volta sono veramente, veramente contenta. Guardate che bella. Allora, vediamo cosa potrebbe fare. La lascio qui in mezzo a nudo dopo la vesto. Allora, questa è la checklist. Quella mia proprio, che è dove mi segno tutto quanto. Allora, lei o cambia colore o piange, quindi dovrebbe piangere, perfetto, perché sennò cerotte che sputano, una diversa, fantastico. E si chiama Snuggle Babe. Non mi ricordavo il nome, fantastico, non posso ricordarmi tutta. La mia preferita è Dawn, che è questa qui. Vabbè, ma io sono contentissima di avere anche lei, perché tipo, è stupenda, l'adoro troppo. Lei di sicuro non cambia colore, perché si vede, se no si vedrebbe. Allora, dopo metto lo stickers, vado a preparare l'acqua e torno subito. Da notare il casino che ho fatto nella mia scrivania, fantastico. È meno del solito, però è sempre un po' di casino, cioè un po' di cartacce qui e là. Vabbè, credo che adesso mi trasferirò in cucina, quindi adesso vedrete un'altra visuale, dopo tornerò qui per farvela vedere vestita e dopo finirò il video, perché credo che sia durato abbastanza. Ecco, sono in cucina, sono con il mio LOL, che sto facendo vedere, ecco, vedete? Sì, dovrebbe piangere, credo. Sì, Snuggle Baby dovrebbe piangere. Vediamo. Sì, piange, piange. Sì, piange. Ok, dovrei asciugarla. Ora prendiamo lei, che vi faccio vedere che cambia colore. Lo vedete? Strabello, però sputa e tutto il mio sputa. Poi vedete i capelli diventa rosa. Ecco, i capelli rosa, poi li compare costume sia dietro che davanti. Strabello sto cambio di colore, il ghiaccio si sta sciogliendo, fantastico. Eccola qua, vedete appunto che sputa. Oddio, ho lavato dappertutto, fantastico! Grazie della partecipazione, Google Girl. Eccola qui comunque. Adesso sta scomparendo un po' il colore. Comunque è molto bello questo cambio di colore. Cioè, non riesco a capire se quello è un costume o qualcos'altro. Ed eccoci qui con la nostra Snuggle Babe, che vi ho fatto vedere appunto prima che piange. È tipo bellissima, una cosa stupenda. E niente, il video diciamo che è finito e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!